Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi giocherò a Darkness The Wilds, che è un... Oh mio Dio, che paura! Comunque è un gioco che, come vedete, è un gioco molto creepy. È un survival the night game, cioè bisogna sopravvivere la notte, un po' come Freddy Nights, Five Nights at Freddy's. Comunque ragazzi, se vi piacciono questi giochi vi consiglio di iscrivervi al canale e basta, iniziamo. Inizia. Ok, how to play? F to use the flashlight, ok? Quindi avremo una flashlight. E to interact with objects such as the radio. Ok, the radio with A. R to wind your flashlight. Per ricaricare. Quindi abbiamo una F, una E, una R. Ok, e poi il control per fare tutto il resto. Ok, control to pull your blanket up. Ah, quindi siamo dentro la blanket. Flash your flashlight at the rocking horse when the rocking gets faster. When the cupboard opens, shine your flashlight at the doors. Ok. Loud noises make them faster. Keep the radio off. Ok, dobbiamo lasciare la radio off. Iniziamo. All right, kiddo. Nighty night. Dad, I'm scared. The monsters aren't real, sweetheart. Okay. Look, we all know monsters are scared of light, right? No. So here, keep this tonight. If any monsters show up, you just show them you have light and they'll run away. They're more afraid of you than you are of them. That's not true. That's enough. It's bedtime. Go to sleep, kiddo. I'll check in on you soon, I promise. Che paura, oh, ma non puoi lasciare il bambino da solo. Se ha paura, ha paura. Oddio, ok, quindi con controllo bisogna tenere la blanket, ok? Benissimo, sta arrivando, flashlight. Finisci, vai via. Te ne vai via. Vai via, ok. Ok. Di nuovo. Si è accesa. Come si fa a ricaricare? Oddio, che paura. Basta. Oh, era lì. Ah, devo ricaricare. Vai. Ok. Control. Ok, control. Per poco. Oh, che paura. Vabbè, riproviamoci di nuovo. Ok, iniziamo a tirare la blanket. Non facciamola scendere giù. Ha. Spegniamo la radio perché altrimenti arrivano i mostri. Vai via, stupido. Vai via. Vai, ricaricati. Ok. Ecco, ce l'ho fatta, per fortuna. Sento un rumore strano. E secondo me dovremmo ricaricare, no? Ricarichiamo. Ok. C'è un movimento. Non ce l'hai fatta. Mio Dio ragazzi, cliccate like. Come sempre. Vai via. Vai via.
Vai. O di nuovo. Ok, la blanket era quasi andata via del tutto. Spero non arrivi. Ok, scusate. E lì, eccoli dov'è l'amichetto. Mi piace il fatto che ci sia un tutorial, ecco, almeno così all'inizio. Ecco, vai via. Che poi sono curioso di vedere la faccia di quel mostro. Vai. Ricarichiamo. Ok. Oh, insieme! Non lo sapevo, ragazzi. Che fortuna! Vai, vai. Stanotte non dormirò, ragazzi. Ho premuto. Era lì, e il mostro era là. Eh sì, voglio ricaricare, però... secondo voi? Oddio. Vai via. Ecco. Secondo voi è là? Devo un attimino alzare. Era lì. Era là. Ecco, si sta alzando. E quel mostro lì sulla destra è molto difficile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi sta piacendo questo gioco. Se vi piace. No, se vi sta piacendo. Ah, dai. E la chiave di tutto è spegnere la radio. E poi dobbiamo ricaricare. Chissà che ore sono. Ok. Dovrei ricaricare. Oh! Hey kiddo, you okay? Yeah, Dad. Più o meno. I'm fine. Sto benissimo. Ho solo male alle dita. Ok, ragazzi, questo qui era Dark Duels. Però un attimino, prima di concludere con i saluti finali, volevo vedere la faccia dei mostri, dai, guardiamola. Ok, vediamo che faccia hanno i mostri, soprattutto quello di là. Perché quello sulla sedia l'avevamo già visto, vediamo quello là, dai, ti prego. Guardate che bella la stanza. Dai, mostro, esci. Non vuole venire. Dai, che mostri. Ah, l'alario. Oddio, quello lì era il mostro della blanket. Vediamo l'altro. Questa volta terrò la blanket bella ferma. E vediamo che succede. È lì. Dai, vieni. Ecco. Oh, che aggressivi. Ecco, vieni qua. Sì, sì, vieni qua, amico. Ti sto aspettando. Esci da quel coso lì. Oh, wow. Sì, sì, venite. Oddio. Wow. Bene, ragazzi, questa era la faccia dell'ultimo mostro di questo bellissimo gioco Survival the Night game intitolato Darkness Dwells. Bene, un po' di... ecco, come al solito vi dico un po' cosa ne penso di questo gioco. Mi è piaciuto, come sempre, soprattutto io vi porto sul canale giochi bellissimi, come sempre. E... bah, non avevo paura, non so voi, ma...
non avevo così tanta paura, non era poi così un horror così difficile, così, così horror, così spaventoso. E la storia, vabbè, la storia non esiste, nel senso, una piccola storia, un bambino lasciato a casa da solo in camera dal genitore che gli lascia una torcia per difendersi da dei mostri che sembrano veri e lo sono. E niente, ecco, fare un gioco Survival the Night non è una cosa così semplice come uno magari crede. So che questo gioco è stato fatto da degli studenti, quindi mi posso immaginare che il numero delle persone è un numero di persone ristretto, quindi se questo gioco non è poi così variegato, non ci sono così tanti elementi, è naturalmente legato al fatto che sono in pochi ad aver creato questo bellissimo gioco indie. Che mi è piaciuto, che è gratis, vi lascio qui sotto in descrizione il link per scaricarlo e giocarci pure voi. E quindi tanto di cappello agli sviluppatori che hanno fatto un lavoro veramente, veramente bello, un lavoro da apprezzare. E se vi piacciono questi giochi, vi piacciono le avventure horror, vi consiglio di guardare le mie playlist che vi lascio qui sotto in descrizione nelle schede. Iscrivetevi a Isola delle Rose TV per non perdervi i prossimi video. Come vedete, negli ultimi giorni ho pubblicato tantissimi nuovi video, quindi fatemi sapere anche nei commenti se queste pubblicazioni, oddio, cioè l'unica cosa, una delle cose più brutte di questo gioco, cioè una delle cose più horror di questo gioco sono i tuoni, che sono veramente forte. E basta, ecco, scrivetemi quindi nei commenti se vi piacciono questi giochi e basta, credo di aver detto tutto. Govinda vi saluta, pensa giocando.